si avvicina la sfida che vedrà Cuneo impegnato in quel di Alba. Siamo in compagnia di Flavio Cefaratti per avvicinarci appunto a questa sfida, partendo però dall'altro derby che c'è stato domenica scorsa, derby con Fossano. Avete perso 3-2, immagino che ci sia stato qualche rimpianto, no, per come è andata, un po' per la gestione di alcuni momenti della partita e poi per gli infortuni che certamente vi hanno condizionato un poco. Innanzitutto buonasera. Sì, tornando alla partita di domenica scorsa, diciamo che se la guardiamo dal punto di vista, da un certo punto di vista, soprattutto degli infortuni, possiamo dire che è un punto quasi guadagnato. Se invece poi andiamo ad analizzare proprio la partita nello specifico, con tutto il rispetto per il Fossano che è venuto qua e ha fatto la sua partita giocando una discreta pallavolo, possiamo dire di essercela un pochino mangiata, soprattutto nel terzo set quando eravamo avanti di tanti punti, ci siamo fatti recuperare facendo degli errori veramente gratuiti e bon. Poi c'è anche da dire che siamo stati molto bravi nel quarto set a riprendere in mano la partita, perché diciamo che a volte quando perdi set in quel modo è difficile poi riprendere, invece siamo stati bravi, il quarto set abbiamo vinto, poi quinto set un po' la lotteria, un po' comunque gli infortuni, sì. È andata come è andata, adesso si gira pagina e boh. Ecco, hai accennato questo momento chiave del terzo set, sembra fosse da 16-9 a 16-11. Sì, io avanti. Ho 16-11 o 17-11 addirittura, adesso non... Bisogna anche dire che comunque Fossano è una squadra che se riesce a trovare un attimo di ritmo riesce anche a metterti in difficoltà e a trovare parziale che mi sembra sia stato di 14-6 o qualcosa del genere, quindi sì. Insomma è anche una squadra che contro qualsiasi avversario può infilarti il parziale. Diciamo che Fossano è una signora squadra, è una di quelle candidate per arrivare nelle prime due posizioni e di lottare quindi per il salto di categoria, soprattutto loro nel momento in cui azzeccano buone battute hanno un sistema di muro difesa veramente di qualità. Noi per carità siamo riusciti comunque a venirne fuori spesso in ottimo modo, poi circostanze, infortuni e anche errori nostri, perché ci stanno anche gli errori nostri. Buon per Fossano. Finale di partita sicuramente rocambolesco, perché infortunio a Kuznetsov, che fortunatamente è stata una cosa temporanea, poi l'infortunio al capitano Arialdo, al quale facciamo gli auguri di pronta guarigione, perché ne avrà comunque almeno fino alla fine dell'anno, e insomma può essere un punto guadagnato con i due persi. Forse la cosa più positiva, proprio nel complesso, è aver visto giocare alla pari con una squadra che, come hai detto te, è candidata per la vittoria del campionato, no? Sì, beh, sì. Guarda, tornando indietro, veramente alla fine noi comunque, nonostante tutte le vicissitudini a cui siamo andati incontro, abbiamo comunque espresso, secondo me, una buonissima pallavolo. Dobbiamo anche ricordare che siamo comunque una squadra totalmente nuova e quindi queste sono anche comunque le prime partite. Abbiamo ancora dei momenti bui dove veramente perdiamo troppi punti, speriamo di migliorare col proseguo. E adesso a proposito di proseguo c'è un altro derby che sarà completamente diverso, ad Alba contro Alba, una squadra che ha iniziato con qualche problema, però che reduce dalla prima vittoria seppur da due punti in campionato, quindi arriveranno con un morale certamente migliore rispetto alle primissime partite di campionato. Sì, guarda, io reputo Alba una buonissima squadra con dei buoni giocatori. Hanno anche avuto, secondo me, loro un calendario non troppo favorevole, perché adesso, se non ricordo male, hanno incontrato subito Parella, poi hanno avuto la trasferta di Novi, dove secondo me poche squadre riusciranno a portare via dei punti. E adesso comunque stanno cominciando a ingranare il gioco. Loro, come anche noi, è una squadra totalmente rivoluzionata rispetto allo scorso anno, hanno cambiato quasi tutti i 12 giocatori, quindi non sarà una trasferta sicuramente semplice da affrontare. Ecco, che squadra è Alba, se c'è qualche giocatore in particolare, qualche punto di forza particolare sul quale dovrete fare attenzione o vi ponete poco il problema?
No, guarda, bisognerà fare attenzione a qualsiasi giocatore, anche perché il campionato insegna, soprattutto noi siamo stati proprio la prova che non si può prendere sotto gamba nessuna partita, perché questo è un campionato dove puoi vincere con chiunque, ma anche perdere veramente con chiunque, quindi bisognerà affrontare la partita nel migliore dei modi. L'esempio di Assisi, la partita contro Assisi, esatto. Può fare da, diciamo, da esempio, esatto. No, particolare. Esempio calzante. Ultima cosa, comunque la classifica è molto buona, no? In questo inizio di stagione siete a ridosso delle primissime, cosa pensi che vi manchi ancora, nel senso, secondo te, che cosa potete migliorare per dare maggiore continuità a questi risultati comunque che sono stati buoni, perché la squadra è nuova, adesso è passato comunque un mese abbondante all'inizio del campionato, e secondo te cosa vi manca ancora? Diciamo che possiamo e dobbiamo migliorare in tantissimi fondamentali. Se ripenso alla partita di domenica scorsa, quello che non è andato particolarmente bene è il nostro sistema di muro difesa rispetto a loro. Quello è un fondamentale dove sono due fondamentali dove dobbiamo comunque provare a crescere. Ed sono anche dei fondamentali che ti aiutano a stare lì con le prime. Bisogna cercare di poi mascherare al massimo i nostri difetti, perché parliamo anche dei nostri difetti e i nostri pregi.